il quale il mercato del lusso dovrebbe crescere nel 2010 di circa il 10%, forte della domanda di Stati Uniti e Cina, tanto da prevedere una ripresa che riporterebbe il settore ai livelli pre-crisi, secondo uno studio recente di Bain & Company, va in scena alla Fiera di Vicenza l'Autumn Edition di Luxury and Yacht, salone internazionale del lusso organizzato da Optimis di Vicenza. Luxury and Yachts presenta due eventi unici nel loro genere: Luxury Garage, salone internazionale delle auto di lusso, e Luxury Christmas Preview, salone delle anteprime di lusso legate al Natale. Su un parterre di 18.000 metri quadrati lordi, con allestimenti esclusivi curati dall'architetto Carla Baratelli, sono 120 gli espositori italiani e stranieri che espongono auto, moto, barche, elicotteri, orologi, gioielli, antiquariato, arte moderna e contemporanea, arredi per interni ed esterni, complementi ed oggetti d'arredo, alta tecnologia, abbigliamento, accessori moda, prodotti per la bellezza e il benessere, viaggi di lusso, enogastronomia e tanto altro. Il ristorante di Luxury Garage e Luxury Christmas è stato gestito e curato in ogni minimo dettaglio dall'associazione Le Buone Tavole dei Iberici. Si sono degustati prodotti d'eccellenza veneti. Tutto quello che si può ammirare e acquistare a Luxury and Yachts è la massima espressione di una cultura del lusso, interpretato per durare nel tempo, dove ogni acquisto è emozionale, dove innovazione, qualità, buon gusto, esclusività si fondono in un felice connubio, rendendo realizzabili tanti desideri, tanti sogni che a volte superano se stessi. Fra le anteprime annunciate spicca quella di British Motors, che accende i riflettori per la prima volta in un salone fieristico italiano sulla Mulsanne, splendido gioiello firmato Bentley. Attesa anteprima espositiva va in un salone italiano per la nuova M30D, una berlina elegantissima realizzata da Infiniti. In passerella anche l'Abarth 695, tributo Ferrari, esclusiva elaborazione della Abarth 500, che conferma lo stretto legame fra la casa dello Scorpione e quella di Maranello, basata sulla condivisione di numerosi valori quali la passione per le prestazioni, l'anima racing, la cura del dettaglio e lo stile italiano. Fra l'altro so che questo esemplare è un'edizione davvero limitata. Ahimè sì, è solo per pochi che ci sono, alla fine in tutto solo 1695 pezzi, e suddiviso in quattro allestimenti, ossia quattro colori. Quindi il primo allestimento che c'è è questa rossa, che è già in consegna. Invece per gli altri colori, che sono il giallo, il grigio e il blu, bisogna aspettare ancora fino al 2011. Pochissimi pezzi per pochissimi conoscitori. Uniche le auto da corsa e stradali costruite da Picchio. In passerella a Vicenza la Daytona Prototype DP2, un'auto da corsa che ha gareggiato nel campionato americano Grand AM. L'auto ha esordito nel 2003 alla 24 ore di Daytona, classificandosi terza. Picchio presenterà nel 2014 una GT stradale ibrida ad elevate prestazioni. Abbiamo portato qui al Luxury Garage questa vettura, che è un'auto da corsa, dalla quale però possiamo derivare per i nostri clienti delle auto stradali. La Picchio è un'azienda che nasce a cavallo tra Marche e Abruzzo, quindi in un posto assolutamente insolito, diciamo, per il settore automotive. Però noi siamo in grado di costruire le vetture per i nostri clienti dal foglio bianco, quindi dalla loro idea, dal loro sogno, al prodotto finito. Ci occupiamo di tutto, della carrozzeria, del telaio, dei testing e soprattutto dell'omologazione. Quindi facciamo macchine in esemplari unici. Di scena anche Vermouth con la Veritas RS Terza, che ha debuttato a fine luglio al Salon Privé di Londra. La nuova sportiva tra auto e supercar è un'auto straordinaria, potente, elegante, con un motore V10 già montato sulla BMW M5. Il modello, dal gusto un po' retro dalle auto sportive anni 50 agli stilemi della supercar contemporanea. This car is a Veritas made for the street and is a big history because Veritas is one of the first cars in Formula 1 in Germany. Ecco, dice che è una storia molto interessante perché è la prima auto di Formula 1 in Germania, la Veritas. A pieni giri il motore della Zonda tricolore, gioiello di Pagani Cars. La Zonda tricolore è stata realizzata in occasione del 50° anniversario delle Frecce tricolore, come tributo alla pattuglia acrobatica nazionale.
Un pubblico vastissimo, competente, amante dei bolidi a due ruote, è previsto in arrivo al Luxury Garage per toccare ed ammirare da vicino Icon Shane, la moto più veloce e costosa al mondo, che è stata creata da Andrew Morris. La moto, in edizione limitata di 52 esemplari, è stata realizzata per rendere omaggio a Barry Shane, pluricampione del mondo degli anni 70. Merita un cenno anche Superlativa, azienda bresciana che produce in limited edition motociclette, caschi, accessori maschili di davvero alta gamma. La madreperla è la principale protagonista dei rivestimenti di questi esclusivi prodotti che rendono Superlativa leader nel settore eco luxury. Esattamente, questo è un primo pezzo di 10, una collaborazione con MV Augusta. Questa in particolare ha un concetto totalmente marina perché è fatta con madreperla ecosostenibile, Superlativa, e il nome del brand è il nome della madreperla, in quanto è un microfilm brevettato che ha le stesse caratteristiche di una pelle, quindi si lavora e si tratta esattamente come un pellame. E in questo caso la vedete abbinata della pelle di razza e della pelle di anguilla. Tutta la passione per il mondo delle quattro ruote nell'instancabile lavoro artigianale di Moreno Filandi, autocarrozzeria moderna di Fontanelice, che ha realizzato interamente a mano, senza l'ausilio di disegni e computer, Uragano. L'auto è prodotta in un unico esemplare e non è in vendita. Possiamo dire una scultura con quattro ruote? Sì, è un pezzo unico creato senza nessun tipo di tecnologia, disegno, proprio solo col cuore, partendo col metallo e lavorandolo e scolpendo ogni giorno il mio tempo libero, la sera, la domenica o il sabato, di cui ogni particolare è costruito a mano. Fanali, marmita, filtro, ogni particolare gli ho dato uno stile, cioè ho usato questo stile a romboide, che la marmita e i fanali sono fatti a romboide, come ad esempio è fatto a romboide la presa d'aria, che c'ha questo stile a romboide, come a romboide lo specchio, come se noi vediamo il romboide lo troviamo nei fanali davanti, che ha questo stile a romboide, che dà questo stile aggressivo. E un'altra particolarità è questo spazzavetro che rompe a metà il parabrezza e gli dà una cosa particolare. Ecco, ma quanto tempo hai impiegato per fare Uragano? Sono 6 anni del mio tempo libero. OZ, uno dei principali fornitori di cerchi in lega nella Formula 1, alza il velo presso il proprio stand sulla ruota Red Bull, vincitrice del titolo mondiale costruttori e piloti 2010. La vittoria di Red Bull coincide con i festeggiamenti dei 40 anni del gruppo di Padova e con la presentazione in anteprima della nuova collezione di cerchi in lega per auto top class. Cerchi sartoriali con applicazioni auto disponibili per le berline e sportive più esclusive. Il lusso per OZ è distinguersi nei dettagli. Se tutto questo è possibile, quello che state vedendo e posso dire anche gustando con queste immagini qui a Vicenza, lo dobbiamo davvero al dottore Luciano Cohen, che rende sempre più viva e più evoluta, però sempre con un occhio rivolto al passato, questa fiera del lusso, questa Luxury and Yacht, che fra l'altro insomma ha avuto in serbo e continua ad avere, insomma, sempre delle sorprese. Quest'anno due eventi importanti dedicati al Christmas Preview e anche ovviamente Luxury Garage, che insomma sta lasciando un grande segno, lo vedo anche nell'affluenza delle persone. Quanto lavoro dietro a una fiera del genere? Tantissimo lavoro, perché soprattutto per Luxury Garage in Europa c'è solamente un salone similare a Monte Carlo e poi nient'altro, quindi anche perché bisogna capire che per far venire a un salone le auto super esclusive, numero limitato, queste sono in giro per il mondo ed è difficile ad averle. Siamo riusciti a fare un miracolo, ma il miracolo si ottiene solo con la credibilità e la serietà. Ci siamo riusciti. Sì, perché davvero abbiamo visto dei modelli particolari, fra l'altro tanta ricerca dietro, ma anche tanta passione. Abbiamo visto addirittura un'automobile stupenda che ha richiesto 6 anni di lavorazione proprio dal suo scultore, insomma, quindi veramente tanta passione, come quella che mette lei quando mette in piedi Luxury, ma posso aggiungere anche un aspetto importante, ora più che mai. So che parte del prezzo, appunto, del biglietto verrà devoluto agli alluvionati della zona, insomma, di Vicenza, quindi un aspetto importante. Sì, sì. Sicuramente, perché anche il lusso ha un cuore, che poi se lo chiamiamo lusso o lo chiamiamo eccellenza, il significato è sempre lo stesso, è la ricerca del bello e dell'esclusivo. Frequentare il lusso significa imparare a conoscere il bello e poi soprattutto
sognare non costa nulla. Hai ragione, poi credo che rappresenti il lusso al di là dello sfarzo, che potrebbe essere forse il primo impatto, anche una cultura dietro, una cultura appunto dell'aspetto estetico, ma non solo, quello che c'è dietro, penso alla splendida collezione di corone che ha portato qui, che avete portato qui, insomma anche queste sono pezzi di storia, di cultura, fra l'altro rappresentativi proprio. Sicuramente, noi se siamo il numero uno al mondo è perché abbiamo una cultura millenaria, non si improvvisa niente, tutto è tradizione, tradizione del bello, tradizione della ricerca, e quindi noi continuiamo questa cultura del bello. Anteprima mondiale per Modern Art Company, Nartis, che presenta mini opere d'arte uniche da indossare in modo intercambiabile su polsini di camicie sartoriali di alta gamma. Un polsino intercambiabile, ma con addirittura un'opera d'arte, ma non solo polsini. No, non solo polsini, abbiamo iniziato con i polsini con camicie da uomo per dare all'uomo anche un tocco artistico, e però in programma già borse, jeans, t-shirt, divani, abbiamo già dei prototipi molto belli e interni di barche anche, che stiamo valutando come poter intercambiare queste opere d'arte all'interno di questo tipo di progetto. Quindi è l'arte che viene promossa e tutti gli artisti contemporanei hanno la loro visibilità e possono anche avere una loro quotazione poi commerciale nel nostro portale, che è lanartistgallery.com. Qui c'è una galleria online dove è possibile anche scegliere fra le opere d'arte che magari uno vuole avere al polso, ma non solo al polso, magari anche in un jeans, perché so che questo brevetto permette anche questo. Ecco, ma vediamo un attimo proprio tecnicamente com'è, cosa succede. Questa è una camicia? Sì, questa è una camicia, la mia camicia, che ha una sua finestra, diciamo. Ha un taschino dietro con una specie di cuscino per bloccarlo, poi si sblocca, si sfila. Questa è un'opera di Sergio Gatti, olio su tela, l'opera numero 12. Quindi l'ologramma importante, perché ovviamente noi diamo anche l'ologramma all'artista. Lui la firma, è un'opera autentica, originale, viene pubblicata online e poi acquistabile in qualsiasi parte del mondo. Beh, non potevano mancare le calzature gioiello di Marco Massetti, noto stilista proprio. E vediamo fra l'altro qui alla Fiera di Vicenza, alla Fiera del Lusso, grazie proprio alla responsabile marketing Daniela Censi, che ci farà un po' fare questo viaggio all'interno di queste calzature davvero spettacolari, gioiello. Una in particolare, una che nasce proprio da un'idea artigianale veramente molto bella, il tombolo di Offida, quindi questo merletto che adesso si può utilizzare come sandalo. Sì, infatti è una lavorazione molto particolare, per la prima volta è stata studiata, brevettata, disegnata, in modo che il merletto e quindi il tombolo di Offida non è più solamente un, diciamo, un sopratavolo, ma è possibile ora indossare ai piedi, quindi veramente studiato tecnicamente il famosissimo merletto a tombolo di Offida. Quindi siamo degli artigiani che vogliamo promuovere calzature di lusso, accessori fatti a mano, Swarovski certificati e lavorazioni particolari come poi quello del tombolo, o per esempio anche una calzatura molto importante che abbiamo fatto e facciamo per i collezionisti, anche completamente in oro, 18 carati, corallo rosso mediterraneo. Beh, c'è anche una bicicletta di struzzo, pensate, con 8500 Swarovski, più o meno 70 ore di lavoro, è quello che ha fatto l'azienda Trimat Luxury Bicycle, beh, insomma, biciclette particolari. Non solo, ci sono anche queste con rivestimento tutto in rame, questa con la versione oro, placato. Quindi questo 24, è tutto oro. È acciaio placato oro 24 carati, con la particolarità di una verniciatura a effetto radica, con finitura in cuoio. Pelle, cuoio e niente. Ecco, ma una bicicletta così, per esempio, che prezzo può avere? Ma si aggira su una bicicletta del genere, siamo sui 3.000-3.500 euro, anche perché c'è una lavorazione particolare per quanto riguarda fissare l'oro, anche la verniciatura dei vari procedimenti. Beh, il bello di questa fiera, di questa kermesse dedicata interamente al lusso, è che si trovano però anche degli anfratti, sono più che anfratti, dedicati poi agli altri, insomma, al cuore, all'importanza del cuore. E chi ha fatto questo tipo di scelta è senz'altro la MBM Biliardi, che ha pensato proprio davvero, ci ha messo il cuore, un cuore per tutti. In che modo? Modo molto originale, un bellissimo
Calcio Balilla, con la firma di tanti calciatori importanti, che verrà messo all'asta. Per chi? Per Un Cuore per Tutti, per i bambini che hanno bisogno di operazioni al cuore nel mondo. Quindi la Onlus, grazie a questo Calcio Balilla, potrà raccogliere il valore di 20.000 euro, va all'asta, quindi speriamo che verrà venduta ancora di più, per poter raggiungere l'obiettivo di raccogliere più fondi per operare più bambini possibile. Ecco, tra l'altro possiamo dire, Massimiliano, fatto, non ti ho presentato, voglio dire Massimiliano Maggio, proprio artefice, Deus Ex Machina, dicevamo di questa idea, forse non... È la prima realizzazione per una barca, il primo calcio balilla che può andare su una barca, sì, è leggerissimo, è drenante, ha la possibilità di togliere le aste che poi sono in fibra di carbonio molto leggere e diventa anche un tavolo, quindi può stare nel pozzetto di una barca e permette di divertirsi anche in barca. Il Black Mirror Television è il primo prodotto lanciato sul mercato da Illusion Art by Video Sound per dare una nuova eleganza e fantasia alle più attuali televisioni a LED. Nasce dalla necessità di sposare l'eleganza e la possibilità di cambiare la livrea, il colore e l'arredamento, unitamente alla possibilità di utilizzare un televisore senza avere questo oggetto che normalmente, quando è spento e non è utilizzato, diventa un oggetto poco elegante, poco bello. Certo, quindi la possibilità di avere il televisore, effettivamente è comodo, però farlo anche sparire grazie proprio a questo specchio, che però è particolare. Sì, è uno specchio particolare, è uno specchio nero che lascia passare la luce quando il TV è acceso e diventa una specchiera completamente quando il TV viene spento. Il televisore è inserito ovviamente all'interno. Il televisore è integrato all'interno della specchiera. Le cornici sono sostituibili a calamita, quindi si può cambiare anche il gioco di colore di arredo in pochi secondi, e l'utilizzo può essere sia di tipo residenziale che di tipo commerciale. La passione e la grande esperienza acquisita in importanti aziende orafe ha permesso alla vicentina Cinzia Peterlini di creare un tessuto di pietre preziose e semipreziose fatto a mano. L'originalità e l'unicità di questo tessuto sta nel fatto che le pietre non sono applicate sul tessuto, ma sono tessute con una serie di fili in cotone e oro o argento. Il risultato è la creazione di un tessuto di maglia morbida, coprente, di grande qualità. Beh, interamente fatto da pietre preziose o semipreziose, questo splendido bikini particolare, insomma, è un'opera sua, di Cinzia Peterlini, insomma, 30.000 euro di bikini, comunque tanta fantasia dietro. Tanta pazienza, tanta occhi, fantasia. Quanto tempo hai impiegato? 2 mesi di lavoro. Ma come l'è nata questa idea? Ma non saprei neanche dire, così è proprio, è nata da sola, diciamo, pian piano ha preso forma e... Da, quindi da una parte così della nostra fantasia, che poi voglio dire rappresenta proprio la femminilità, anche il bikini. Esatto. Anche la scelta delle pietre, che immagino non sia casuale, tra l'altro vedo anche è una sorta di pochette, un altro bikini esposto, quindi insomma, ecco, la ricerca anche delle pietre, da dove nasce? Anche quello, così, il momento, l'abbinamento, l'accostamento, come mi piaceva in quel momento, cioè, è tutto casuale, tutto quanto. Ma per quale donna è questo bikini? Ma penso per qualsiasi che abbia voglia un po' di sognare, di sentirsi al centro di un'attenzione, al centro di una cosa bella. E per chi desidera una borsa oppure qualunque filato, magari, perché no, una cravatta, una sciarpa, fatta con fila d'oro, sicuramente qua a Vicenza, alla Fiera del Lusso, può trovare anche questo. Certamente, la nostra caratteristica, tutti i prodotti del nostro marchio hanno la caratteristica fondamentale di essere realizzati sempre con una più o meno grande quantità di filo d'oro all'interno del prodotto. Yeah. Cravatte, per esempio, con magari scelte della miglior seta, immagino, perché possono poi abbinarsi a questo vostro filo d'oro di cui c'è una netta percentuale. Certamente, le nostre cravatte hanno sempre almeno dal 10 al 60% di componente in filo d'oro, che le rende assolutamente esclusive e uniche al mondo. Remida presenta dalla collezione Luxury Bags di CreArt le preziose borse made in Italy, con accessori in microfusione a cera persa finiti in pregiati smalti policromi. Ogni borsa è frutto di un'accurata ricerca di pellami e lavorazione artigianale che la rende esclusiva. Quest'anno Luxury and Yacht propone interessantissime e affascinanti mostre collaterali. La prima, Noblesse Oblige, le corone dell'aristocrazia.
collezione Sciarra Pagano presenta 26 corone appartenenti a una ricca collezione creata da Sciarra Pagano. Ogni corona, che nulla ha da invidiare ai modelli presi ad esempio, ha un preciso significato. Ci sono diademi e fantasie floreali, simbolo di salute e prosperità, corone con intrecci di brillanti e turchesi, simbolo dell'amore e dei suoi legami indissolubili. La seconda, chapeau, tanto di cappello, curata da Franco Iacassi, noto personaggio nel campo della moda italiana, presenta cappelli dalle foggie e dai materiali più svariati, appartenenti a diverse epoche, affascinanti testimonianze create dalle modisterie italiane ed estere più importanti. Chapeau, tanto di cappello, ma non solo alla mostra, a tutto l'insieme. Qui peraltro c'è questo abbinamento anche con le corone, per cui il cappello, che viene mostrato come elemento distintivo dell'eleganza della donna attraverso i decenni del Novecento. Infatti qui partiamo, i primi cappelli sono degli anni 15, 1920, fino ad arrivare agli anni 60 e 70. Luxury Christmas e anche intrattenimento, quest'anno firmato Papete. Tanti gli ospiti del mondo dello spettacolo, fra i quali Jonathan del Grande Fratello, Raffaella Zardo, conduttrice di Sipario su Rete 4, e tanti altri. E dalla Fiera di Vicenza, Luxury and Yacht Autumn Edition, è davvero tutto. Vi abbiamo portato insomma quelle che sono le novità, quello che è questo gusto emozionante ed emozionale del lusso, da comprare o comunque da sognare.